Ragazzuoli, buongiorno, bentornati nel canale. Oggi ci facciamo un giretto partendo da casa, un mega anello di 120 km 2005 di dislivello. Siamo nella ciclabile del Lagno, che costeggia Lagno appunto. Andiamo a prenderci la salita di Recoaro 1000 per poi scendere a Recoaro, salire a Campo Grosso, Pian delle Fugazze, Passo Somo e si torna a casa. Sarà un bel giro, siamo... è una bella quantità di salita, ma mai paura. Adesso risaliamo la vallata e andiamo a attaccare la salita. Dopo un bel caffettino e una brioche che ci stavano, perché ne avevo bisogno, abbiamo fatto tutta la ciclabile, risalito completamente la valle fino a Valdagno, San Quirico per la precisione, e adesso abbiamo attaccato la salita. È una salita bella tostarella perché sono 9 km per 700 di dislivello, pendenza media 8%. Si fa sentire, non vi preoccupate, anche perché all'inizio parte così blanda, ma già dopo un chilometro... Nel frattempo c'è la nuvoletta di Fantozzi lì che mi sta seguendo da qualche settimana e spero che non rompa le scatole. Non hanno messo pioggia, però non c'è, ma mia bel tempo. Questa salita è bellissima, ma veramente tanto bella. Cioè, guardate che roba stupenda, tutta in mezzo alla natura, quasi sempre fuori dal traffico, nel senso che in pochi passano di qua. Oggi è domenica e non c'è nessuno, però è una di quelle salite talmente dure che quando dite ah, sto respirando, dai, è spianata, come adesso, sono al 12%. È dura, tanto dura, però dà sempre una gran soddisfazione sta salita. Ragazzuoli, ormai manca davvero poco, siamo a 2,5 km e 130 di dislivello dalla vetta, precisamente dalla busa del Recoaro. Qua c'è scritto benvenuti a Recoaro 1000, ma fai i furbi, i tosi qua, non ma diciamo, mi arrivai ancora. Comunque, le informazioni che vi dico le sto guardando dal mio nuovo Garmin 1040 che ho comprato, attenzione signori, e l'ho pagato anche molto. Prima avevo il 1030 che mi dava lo stesso il Climb Pro, si chiama, quindi tutte le informazioni sulla salita, ma molto meno dettagliato. Adesso mi dico, no, Garmin Italia, te vedi un toso su per le montagne in bici da strada e sudo anche, che fa anche bella pubblicità. Mandategli un Garmin, no, no, fare i tirchi, cioè insomma va bene che sia crisi, ma non massa brassetti corti. Andiamo avanti, vai. Siamo arrivati, sì! Siamo in busa Recoaro 1000, adesso ci spariamo un bel... Boh, non lo so, qualcosa mangio comunque. Sì, adesso mangio qualcosa per forza. Bene, allora, crostatina mangiata e anche un cioccolatino. Qui c'è il Castigliere, che è l'albergo appunto di Recoaro 1000. Continuiamo per la strada delle Montagnole. Qui c'era una pista da fondo una volta. E andiamo verso le Casare Asnicar. Scendiamo a Recoaro e attacchiamo Campo Grosso. Io devo capire perché. Guardo il meteo, dico, ok, domani è una bella giornata, vado a registrare un bel video. Mi sveglio la mattina, c'è un sole che spacca le pietre, parto, nuvolo. Ma perché? Cosa ho fatto di male nella vita?
Bene Tosi, siamo scesi, qui c'è Recoaro, questo è il campo sportivo, quello un po' più rialzato. Adesso, vedete quelle montagne là? Noi dobbiamo andare più in alto ancora, ci aspettano 12 km per circa un millino di dislivello, quindi salita abbastanza simile a prima. Vorrei poter dire che siamo a metà, ma in realtà non siamo a metà. Quindi dai, cominciamo a salire. Questa è la salita più dura del giro, è molto bella anche questa. Peccato per il tempo, speriamo venga fuori un po' di sole perché così ci scaldiamo gli ossetti. Abbiamo passato contrada storti, parlati. Adesso siamo a merenda ore e qua comincia a essere impegnativo fare le riprese. Sono abbastanza in difficoltà, non di gambe, ma appunto per parlare e riprendere ci fa una gran fatica. Siamo al 17% adesso. Mamma mia! Signori, mancano 4 km 400 di dislivello alla vetta, quindi una pendenza media del 10%. Sto macinando dislivello e salita come Antonio Banderas macina la farina del mulino bianco. Nel frattempo in cuffia ci sono gli Earth, Wind & Fire che spingono. Va tutto bene, si sta da Dio, c'è una temperatura magnifica e mi sto scottando anche se il tempo non è proprio tipicamente estivo. Due chilometri e mezzo, 230 di dislivello. La pendenza è sempre quella. Adesso la strada è entrata nel bosco, mancano gli ultimi tornanti. Qua sono tutto. Io comincio ad essere un po' stufo. Però in realtà mi sta passando molto. Come avete visto, ho fatto anche un pit stop perché ho tutta la roba da mangiare che mi serve. Ma dopo 2000 metri di dislivello, una cocchina e una torta ci stanno meglio nella pancia di una barretta. Pallido, pallidissimo sole, ma siamo arrivati in cima a Campo Grosso. Ho 55 km per 2100 di dislivello, quindi un bel giro. Sono a 3 ore di pedalato. Qui appunto c'è il rifugio, sta venendo su un bel nebbione là. Qua c'è un po' di sole e penso che di là sia meglio. Come detto prima, insomma, adesso andiamo in direzione Pian delle Fugazze, quindi strada delle Sette Fontane. Strada delle Sette Fontane fatta, arrivati a Pian delle Fugazze, scesi ancora, preso la salita a Ponte Verde che ci porta a Passo Sommo, questa strada qui che è stupenda. Adesso sì, siamo quasi alla frutta con il giro, mancano 300 metri di dislivello e una quarantina di chilometri, quindi è tutta pianeggiante e tendente a scendere. Oddio che stecca sulle gambe che mi è partita adesso. Ragazzi, Passo Sommo raggiunto. Direzione Santa Caterina barra Oleo, perché poi si scende di là e atterriamo in terra vicentina di nuovo. Siamo andati per un pezzettino in Trentino prima.
Comunque adesso è stato fortunato perché con questa variabilità del tempo che non si sa, piove, non piove, nuvolo, sole, oggi le abbiamo prese tutte le condizioni meteorologiche, manca solo la neve che però ho visto, però sono riuscito a vedere tante belle cose, veramente tante tante, soprattutto anche l'ossario del Pasubio così in mezzo alla nebbia con quell'atmosfera un po' spettrale che a me piace un sacco se non è troppo freddo, e adesso è tornato fuori il sole. Allora ragazzuoli, c'è stato un cambio di programma, nel senso che stavo scendendo in direzione Santa Caterina Poleo, come avevo detto, ma non mi sentivo ancora abbastanza contento e stanco, e quindi ho girato a destra, sono sceso a Valli del Pasubio e sono salito qui dove sono ora, al Passo Zon. Ora torno giù per Recoaro e mi faccio tutta la vallata, adesso arriva la parte noiosa, per questo ho deciso di chiudere qui il video. Questi sono i migliori allenamenti che vengono fuori quando parti con l'idea di fare un giro, ma in realtà stai talmente tanto bene che decidi di allungare e fare sempre di più, adesso ho 2007 di dislivello, sono veramente felice della situazione in cui sono, dai. Ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se è così, e veramente sono felice perché il tempo ha tenuto pur non essendo, come vedete, il massimo, però la temperatura era perfetta e ho visto un sacco di tanti posti, sono immensamente felice di essere tornato a rivedere le mie montagne. Aspetta che qua non le vedo più. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale e lasciate un like. Ciao ciao.